Amici sportivi, buongiorno, è Gianni Rinaldi che vi parla dei microfoni di Mediacentro TV. Mentre i giocatori stanno scendendo in campo agli ordini del signor Andrea Valentini della sezione della Spezia, con i suoi collaboratori Vincenzo Abbinante della sezione di Bari e del signor Mauro Antonio Di Palma della sezione di Molfetta, vi leggiamo le formazioni che stanno scendendo in campo. Il Nora, oggi il Cassino incontra il Nola, e vi leggiamo le formazioni che scenderanno in campo. Il Nola schiera con numero 1 Leonardo Fasan, con numero 2 Giovanni Pantano, con numero 3 Piero Angeletti, con numero 4 Dario Calento, con numero 5 Giovanni Baratto, con numero 6 Pasqualino Esposito, con numero 7 Francesco Albino, con numero 8 Gennaro Acambora, De Angelis D'Angelo Antonio con numero 9, Sanni Andrea con numero 10 e la Monica Giuseppe con numero 11. A disposizione del signor Fasano Gaetano, allenatore del Nola, Torino Marco, Baccaro Sabato, poi De Falco Rico, 15 con numero 15 Corbisiero Marco, con numero 16 Sannia Simone, con numero 17 Rizzi Giurigi, numero 18 Casamana a Mohamed, numero 19 Sallitti Francesco e con numero 20 Esposito Gennaro. Il Cassino invece schiera Del Giudice, Cavaliere Ricamato, Vitello Miele Tomassi, Lombardo Di Giacomo Maini, D'Arbor Caus. A disposizione del signor Grossi Alessandro, allenatore del Cassino, della Piera Gagliardo, Carcione, Giglio Raucci, Orlando Bosba, Mazzaroppi, Ginevrino. Tutto è pronto per il fischio d'inizio. Stanno verificando le porte, i collaboratori del signor Valentini, e quindi si inizierà a breve. Il Cassino schiera, eccola qui, è partito in questo istante la gara, e Nola in maglia azzurra, interamente azzurra la divisa, precisamente maglia, pantaloncini e calzettoni azzurri, mentre il Cassino ormai è diventata consueta la divisa totalmente bianca. E entriamo in cronaca diretta. Il Nola, che in classifica generale oggi ha bisogno di fare punti, quindi speriamo di assistere a una buona gara, una gara che praticamente siamo quasi a chiusura del campionato. Il Cassino ormai salvo da due o tre domeniche, quindi non ha interessi particolari, però come vediamo, cioè i ragazzini, solo i ragazzi che manda in campo il mister Grossi. Vi ricordiamo che dei senior che non giocano sono quelli che sono afflitti da infortuni e cose varie, quindi pertanto oggi il Cassino schiera in difesa il terzino Miele. Poi c'è Lombardo, Ricamato, insomma una formazione che sembra apparentemente tutta giovane, ma ormai è gente esperta. E allora, eccolo qua, di Giacomo Matteo, primo fallo laterale a favore del Cassino. Di Giacomo, Picascia, controlla la gara, viene praticamente fischiato un calcio di punizione a favore del Nola. Quindi prima punizione a favore della squadra campana. Il portiere Leonardo Fasan che rimette in gioco la palla, salta Picascia di testa, fallo laterale a favore del Cassino. Miele che fa il suo esordio quest'anno in campionato,
ragazzo molto molto motivato, figlio d'arte. Vi ricordiamo che Angioletto Miele è stato giocatore del Cassino del Latina, quindi con un discreto passato da calciatore. Ancora in attacco il Nola, efficace che respinge. Dicevamo la situazione della classifica generale che vede condannato per adesso solo praticamente il Giuliano, mentre bisognerà decidere qual è la seconda squadra che sarà retrocessa in eccellenza. Ed eccolo Miele, il giudice. Libera Picascia. Fallo laterale a favore se non andiamo errati, Maini, poi Picascia in avanti, salta Lombardi. Lombardo che anche lui, insomma, un ragazzo del 2003. Palla nelle mani del portiere Fasan. Giro palla per il Nola. Fasan, il portiere. Ancora Picascia di testa. Caos. Tomassi, Picascia che oggi occupa il posto di solitamente di Carcione, poi di Lucchese, ma oggi purtroppo deve sacrificarsi in un ruolo non suo il Picascia, Marco Picascia. Caos, Lombardo. Tomassi, ed eccolo, va fuori la palla, la manda direttamente di Giacomo, non controlla la sfera, quindi fallo laterale a favore del Nola. Ricamato, Maini, Lombardo, fallo sul giovane centrocampista del Cassino. Ancora Picascia, ricamato, oggi capitano Lombardo, controlla bene la sfera di Giacomo per il Cassino, ricamato, invita l'azione Tomassi, ancora Lombardo per il Cassino. Cavaliere, poi rimedia un giocatore del Nola. Cavaliere, bravo questo ragazzo, non finisce di sorprendere.
Cavaliere è arrivato un mese e mezzo, 2 mesi fa, e francamente ha guadagnato il posto nello schieramento, nello scacchiere che propone ogni domenica Alessandro Grossi, e è arrivato senza aver fatto né ritiro e con scarsa preparazione. Primo tiro pericoloso del Nola, ma che del giudice controlla. Tomassi, Lombardo Tomassi, il sbaglia il suggerimento Lombardo, altro cross fuori misura del centrocampista del Nola. Si tratta del numero 4, Galindo, Dario Galindo. Picascia avanza palla al piede. Buono Maino, l'intervento di Maino. Luca Maini, altro fallo. Su un cavaliere. Rimane a terra, cavaliere. Vengono chiamati i sanitari dalla panchina del casino. Gioco fermo per permettere l'intervento dei sanitari sull'infortunato. Si rialza zoppicando cavaliere, ma sembra che non sia nulla di grave. Tomassi salta ed eccolo ricamato di testa, poi Lombardo. Fallo sul ricamato. Di ricamato, scusate. Ricomincia il Nola a fondo, a cercare l'estremo sinistro dello schieramento del Nola. Controlla bene la palla, ancora all'indietro. Ricomincia il numero 2, Pantano, a cercare la punta, poi è Maini con estrema autorità. Si distingue nella difesa del Cassino. Caos guadagna un ottimo pallone. Si affida a Vitillo, il quale tenta di crossare, ma la palla viene murata da un giocatore del Nola. Fallo laterale e Tomassi all'indietro per Maini, Picascia. Buono il suggerimento di Picascia. Tomassi entra in area, fa segno che non è stato assolutamente, non era punizione,
ancora Caos che rimedia un ottimo pallone all'indietro per Picascia, poi Miele Ricamato, buono il suo suggerimento, salta bene l'uomo commette fallo, giocatore del Nola. Il biondo a Canvora. Tomassi. Palla intercettata e mandata in fallo laterale. Lombardo, Picascia. Ricamato. Tomassi. Buono il ritmo, giornata calda, anche se un velo copre di nuvole, copre il cielo su Cassino. Ricamato, Caos, Picascia, Caos invita i compagni a stendere la posizione. Ricamato, scambio con Lombardo, Maini, sbaglia Caos, ed eccolo all'opera Picascia, avanza Cavaliere, viene fermato da un difensore che rimane a terra, in attacco il Nola. Si libera bene di due avversari, punta sul numero 7, cerca di girarsi in spalla alla porta. Ricamato. Cavaliere. A Canvora. Per il numero 10. Sannia, palla che va fuori, Cavaliere si è scontrato con un avversario, vediamo che si riprende, si è alzato, rialzato. Palla catturata da Fasan. Posizione di fuorigioco da parte di un giocatore del Nola, quindi si riprenderà, palla in movimento. Ah, ecco, il giudice aveva perso la scarpa. Ferma il gioco il direttore di gara per consentire al portierino del Cassino di rindossare la scarpetta persa precedentemente. Quindi si riprende con una punizione a favore del Cassino e siamo giunti al 17° del primo tempo, 0-0 fra il Cassino e il Nola.
gara valevole per il campionato nazionale dilettanti Serie D, Girone G. Di Giacomo, altra sorpresa del campionato, per il Cassino chiaramente. Gira un ottimo pallone al centro, lo cattura Di Giacomo, subito chiuso da un avversario, poi il Lombardo si distingue, sto ragazzino, personalità, Maini, Caos, ancora Di Giacomo, Caos. Non controlla bene Tomassi e la palla va fuori. Buon suggerimento per Vitiello, portiere al limite dell'area, riesce ad avere la meglio su Vitiello, ancora Vitiello che va a pressare il portiere. Ricamato. Viene saltato Di Giacomo. Maini, grande personalità questo ragazzo. Ed ecco il giovane Cavaliere. Picascia. Lombardo, Cavaliere. Poi Caos. Invita l'azione Tomassi, cross al centro Tomassi, però la palla viene intercettata da un giocatore del Nola e quindi si ripropone in attacco il Nola. Fallo laterale a favore del Cassino. Ventesimo del primo tempo, 0-0 fra il Cassino e il Nola. Picascia. Si ricomincia. Miele preferisce toccare all'indietro per Picascia. Maini, Lombardo, Maini, buono il suo suggerimento. Sannia. Poi Lombardo, Maini, Caos, Lombardo. Fuori misura il suo suggerimento per Ricamato. Vitiello, guadagna un ottimo pallone Vitiello, aspetta l'apporto di un compagno ma viene anticipato e la palla va in fallo laterale a favore del Cassino. Ed eccolo Maini, Picascia, Lombardo, Ricamato. In attacco il Nola, tentativo di cross, riesce poi il capitano Ricamato che libera l'area,
Cavaliere Tomassi, cerca Vitello, a Canfora per Pantano, Sannia, palla fuori. Ancora respinta di Acanfora, Cavaliere, Miele, ottiene un fallo laterale. Di Giacomo aggancia bene la palla, poi viene ostruzione. Buono Miele, intervento di Miele, ancora un fallo laterale. Miele in avanti, ferma, ottimo pallone per Di Vitello che tenta la conclusione, palla che arriva debolmente fra le braccia di Fasan. Un giocatore cazzino a terra, pericolo, ed ecco il gol del Nola. È arrivato il gol del Nola. È festeggiato dai suoi compagni. Ha segnato il numero 11 La Monica, classe 2001. Porta in vantaggio il Nola, la Monica. È chiaro che cercano un risultato pieno per la situazione in classifica. Ancora pericolo per la porta del Cassino, e ancora la seconda rete, questa volta del giudice nulla poteva fare. Porta a due le reti per il Nola, il numero 9 D'Angelo. Sono trascorsi solo 26-27 minuti, quindi c'è tutto il tempo per poter riparare. Comunque, resta il fatto che il Cassino perde per 2-0.
Vitiello, tentativo del numero 19 del Cassino Lombardo, tentativo in rete, ma palla che va altissima sulla porta del portiere Fasan. Si riprenderà con un fondo d'Arbor. Cavaliere Tomassi va a scontrarsi contro tre avversari, perde palla ed ecco l'autore della prima rete, fallo laterale fuori del Cassino. Ancora in attacco il Nola, Mele, Picascia per Ricamato, tentativo di contropiede del Cassino, Ricamato sbaglia. E siamo giunti al trentesimo del primo tempo, il Nola conduce per 2-0. Cassino in attacco, c'è un intervento del portiere Fasan, rientriamo in cronaca diretta, colpo di testa di Tomassi, Maini libera Maini l'area, Caos a cercare Vitiello ed ecco l'opportunità di sbaglia clamorosamente ancora Vitiello, nulla di fatto, poteva accorciare il Cassino con Vitiello ma è stato precipitoso. Ricamato, ancora la difesa del Nola. Lombardo. Ricamato, Picascia. Ricamato. Lombardo, Tomassi, Lombardo, Maini, all'indietro per Del Giudice,
E adesso bisogna fare i conti anche con un sole che splende, si riflette sul campo, aumenta la temperatura e quindi diventerà tutto più difficile. Cavaliere inciampa. Rimessa in gioco da parte del numero 2 Pantano. Ricamato. Miele ottiene un fallo laterale. C'è una punizione per entrata pericolosa da parte di Ricamato su un avversario e il direttore di gara ordina una punizione a favore del Nola. Punizione del Nola in area direttamente, sfiora la palla un difensore del Cassino e quindi ci sarà un calcio d'angolo a favore del Nola. ...35 minuti trascorsi qui al Gino Salvetti, 2-0 per il Nola, ricordiamo la 24esima rete di La Monica, poi raddoppia al 28esimo D'Angelo, battuto il fallo, il corner, deviata la palla di testa ma va ben alta sopra la traversa del portiere della porta, difesa da del giudice. Miele, Ricamato, Cavaliere, Di Giacomo, scusate, per Vitiello. Ottiene un fallo laterale il Cassino. Di Giacomo in aria, anticipato Vitiello. Palla in possesso del portiere Fasan, chiaramente non fa nulla per accelerare i tempi di ripresa. Tomassi, per poco non fallo laterale fuori del Cassino, Lombardo, Vitiello di testa direttamente a un avversario. Spizza la palla il portiere, Ricamato, conclusione Ricamato, alto sulla traversa. Viene comunque apprezzato il gesto tecnico. Fasan si riprende, Ricamato, saltano, Miele, perde ancora una palla Vitiello,
Di Giacomo. Va a riprendere il direttore di gara Valentini a il nervoso Di Giacomo. Maini, rimedia Maini, recupera palla Tomassi. Commette fallo su Tomassi, si riprende, si è ripreso già, Picascia avanza, palla al piede. Bardo, Picascia, ricamato, buono Di Giacomo, entra in aria, cross al centro, adesso è stato sfortunato Vitiello, sfortunatissimo in questa occasione. Possibilità per il Cassino di accorciare le distanze, ma questa volta è stato bravo Fasan che ha neutralizzato una conclusione di Vitiello molto insidiosa. Vediamo l'autore del primo gol del Nola, riparte il Cassino. Di Giacomo, ricamato, cross fermato dalla difesa campana, palla in possesso del numero 7 Alvino, Francesco Alvino. Del giudice a Picascia, poi sbaglia Picascia il suggerimento e adesso ancora un pericolo per la porta lì del giudice, però sbaglia il numero 4 Caliendo, anzi no, palla deviata sulla conclusione di Caliendo, quindi calcio d'angolo a favore del Nola. Chiama lo schema ed è finalmente battuto il, ancora un fallo, si tratta di calcio d'angolo. Ed ecco la terza rete del Nola. Besveria. Che è l'8 o il 10?
10. Porta a 3 le reti del Nola, Sannia. E a questo punto noi chiaramente speriamo, ma sarà difficile per il Cassino rimediare, anche se in calcio tutto può succedere. A 3 reti, ricamato, ed ecco la rete, bellissima rete del giovane Lombardo. Accorcia le distanze per il Cassino Vincenzo Lombardo. Lombardo, e ne siamo felici, ci ha smentiti. C'è un minuto di recupero, viene segnalato dal segretario Benito Coppola. Quindi finirà al 46esimo. Ma chiudere il primo tempo con una rete del Cassino che ha corso le distanze è un fatto positivo. Vediamo intanto che si stanno riscaldando Giglio, Carcione, Ginevrino e ci sembra anche il giovane Mazzaroppi che farebbe l'esordio. Calcio d'angolo, possibilità ancora per il Cassino, speriamo che faccia in tempo a... Scade quest'istante il recupero. Calciato, lento e chiaramente finisce qui il primo tempo. Vi ricordiamo che la gara la sta dominando il Nola con 3-1. Le reti sono state messe a segno al 24esimo del primo tempo dalla Monica per il Nola, poi raddoppia ad Angelo, sempre per il Nola, poi porta a 3 le reti Sannia e al 44esimo a corso di distanza il giovane classe 2003 Lombardo per il Cassino. Quindi risultato finale del primo tempo 3-1 a favore del Nola. E mentre i giocatori stanno guadagnando gli spogliatoi, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento appunto fra circa 15 minuti per la ripresa delle ostilità. Linea al Francesco Russo alla regia. Poi controlliamo che chi è entrato, eh? Giglia. Sì, dice Miele. Miele. Raucci invece. Maino.
Due sostituzioni alle file del Cassino, entra il Giglio al posto di Miele e poi fa il suo ingresso in campo Raucci al posto di Maini. È iniziato il secondo tempo, ci sono state due sostituzioni, è entrato Giglio, quindi la punta al posto di Mela, ed ecco la possibilità, Cavaliere, mette Vitiello, però c'è un fuorigioco, segna Vitiello, ma c'è fuorigioco, viene segnalato fuorigioco, quindi rete annullata. Dicevamo, è entrato Giglio al posto di Miele e poi è entrato il giovane 2004 Raucci al posto di Maini 2003. Fallo laterale a favore della squadra campana, del Cassino. No, aveva preso la palla, ma in questo istante, battuta dal Nola. Picascia, poi Caus, ed eccolo Raucci, il giovane Raucci, cerca Giglio, di testa Giglio riesce a toccare la palla e poi tira da fuori aria Giglio, palla che sfiora il palo alla destra del portiere Fasan. Subito il Cassino, due ingressi chiaramente importanti. Difende la palla di Giacomo, fallo di fondo, out direttamente del giudice, poi Picascia e poi Tomassi, avanza Tomassi, palla al piede a cercare Giglio. Palla in fallo laterale. Lombardo, poi Picascia, Tomassi, cross al centro, respinge il capitano. Rimette in gioco la palla Fasani, portiere del Nola. Ricordiamo che Nola conduce per 3-1. Le reti sono state messe a segno tutte nel primo tempo. Vi diciamo l'ordine delle marcature. C'è una punizione. Fallo di mano, Lombardo, dicevamo, no, c'è palla contesa, quindi verrà l'arbitro che ha dato la palla, l'aveva toccata lui, Lombardo, poi Tomassi, Giglio, no, Vitiello, si gira, riesce a girarsi, ed eccolo Cavaliere, però lungo il suggerimento per Cavaliere, nulla di fatto. Dicevamo, le reti sono state messe a segno al 24esimo da La Monica, poi porta raddoppia sempre per il Nola
D'Angelo, porta a tre le reti del Nola, Sannia, la terza rete, poi accorcia le distanze al 44esimo Lombardo per il Cassino. Controlla male la palla Caus, riparte il Nola. Punizione su un Di Giacomo. C'è anche una sostituzione nelle file del Nola. Rimane a terra Di Giacomo. Stanno per procedere alla sostituzione anche quelle del Nola. Vediamo un attimino. Allora, esce l'11, entra il 18. 11-18. Sostituzione. Prima sostituzione nelle file del Nola. Entra il numero 18, Cassamana Mohamed, al posto del numero 11, La Monica. Tomassi. Lombardo. Corto il suo suggerimento, Tomassi per portiere Fasan che si catapulta sul ricamato. Per l'arbitro non è niente, vediamo che addirittura si avvicina alla panchina del Cassino e evidentemente avranno protestato, ma è irremovibile, sta discutendo con l'addetto per il Cassino, Andrea Balsamo, se ci è sembrato di vedere, capire. Altra sostituzione nelle file del Cassino. Si sta preparando per il Cassino Ginevrino, pericolo fuori, palla fuori, sarà Ginevrino a entrare in campo, adesso vediamo al posto di chi. Raucci, Cavaliere, ed ecco la sostituzione, entra Raucci, vediamo chi esce, entra, scusate, è Lombardo. Per il Cassino fa il suo ingresso in campo Ginevrino al posto di Lombardo. Bene ha fatto Alessandro Grossi, mette energie fresche in campo. Buona il Giglio fra tre avversari, Vitiello, entra in area Vitiello e lo ammonisce perché simula una punizione.
e quindi viene ammonito dal signor Valentini. Ci è sembrato in effetti che è accentuata la caduta e chiaramente, insomma, ha dato spunto, magari c'era il fallo, però ha dato spunto all'arbitro di non solo non credere alla caduta, ma anche la beffa dell'ammunizione. Caos, Tomassi, Raucci. Intanto siamo giunti al decimo del secondo tempo, qui a Gino Salvetti. Vi ricordiamo che il Nola sta avendo la meglio sul Cassino per 3-1. Tomassi, Picascia, Giglio, controlla di petto Giglio, appoggia Cavaliere, Cavaliere sbaglia il suggerimento per Ginevrino, Tomassi, il nuovo entrato in campo, poi il D'Angelo, autore di una delle tre reti del Nola. Raucci, Ginevrino, Raucci, Tomassi, Picascia, avanza Picascia, palla al piede, poi Caos, ancora Picascia, Tomassi, palla fuori. Fallo laterale fuori del Cassino. Tomassi si mette in gioco, Raucci. Ginevrino. Poi salta Picascia, Tomassi, di testa Giglio, Tomassi, fallo laterale a favore del Nola. Tredicesimo del secondo tempo, il Nola conduce per 3-1. Calcio d'angolo a favore del Nola. Intanto è caldo sul Gino Salvetti, un leggerissimo vento, ma che pulisce il cielo, ma non è efficace. Battuto il calpo di pugno, respinge del giudice. Palla che va in out, quindi si riprende Tomassi, Raucci, Tomassi, Picascia. Di Giacomo, scambio con
vitiello, ancora vitiello, nonna e contropiede del Nola, ferma tutto Picascia, cavaliere per Giglio. Fallo laterale, ancora un fallo laterale fuori del casino. Ancora una sostituzione nelle file del Nola. 20, entra il numero 20 Esposito al posto adesso del numero 10 Sannia. Sostituzioni nelle file del Nola, esce col numero 10 Sannia e viene sostituito dal numero 20 Esposito. Si riprenderà con il portiere Fasan, Leonardo Fasan. Di testa Tomassi, Vitiello, poi palla buttata fuori senza tante cerimonie, giustamente. Ancora una palla fuori. Ventotto i minuti che restano per cercare di rimediare a questo momentaneo 3-1. Tomassi, Cassino in attacco, il Nola nella sua metà campo. Ginevrino, ed ecco la possibilità, ma c'è un po' di gioco. Fuori gioco di Vitiello e quindi viene fermato. Tomassi. Attacco del Cassino, è ricamato, cambio di passo, cross al centro e la difesa campana che riesce. Di Giacomo, cross al centro, di testa, bravo Ginevrino, gira di testa, ma questa volta Fasan è pronto a parare. Manovra il Cassino e aumenta il ritmo alla ricerca del secondo gol. Ricamato. Punizione su Ricamato. Fermi gioco.
ricamato per Ginevrino, si libera bene dall'avversario, poi su Cavaliere che cerca di suggerimento per i propri compagni, non riesce. Attenzione di testa del giudice Tomassi. Cavaliere più dinamico il Cassino in questo secondo tempo, d'altronde sta perdendo, è chiaro che calcio d'angolo a favore del Cassino. Quindi entra a questo punto anche Orlando. Entra Orlando al posto di adesso, vedremo. Al posto di Cavaliere. Viene sostituito nelle file del Cassino Lorenzo Cavaliere ed entra Lorenzo Orlando. E ha utilizzato già 4 giocatori, mister Grossi. Esattamente, ha utilizzato Giglio, Raucci, Orlando e Ginevrino. Picascia, Tomassi. D'Angelo, Angeletti, D'Angelo autore di una rete, cross al centro, ferma, blocca il portiere del giudice. Buono, questa volta Vitiello non riesce proprio, è una cosa incredibile, sfortunato sto ragazzo. Ancora un'occasione per Vitiello, nulla da fare, palla deviata e quindi calcio d'angolo. Orlando, Lorenzo Orlando sulla bandierina per il Cassino, calcio in questo istante. Tomassi. Pronta già un'altra sostituzione per il Nola. Giglio. Orlando si libera bene dall'avversario. Picascia. Il Cassino tutta in attacco e racchiusa nella propria metà campo in Nola. Caos. Va via
Il numero 18 viene già l'azione fermata da Lombardo. Raucci, ancora Lombardo, poi Picascia, Lombardo, centrocampista ricamato, Raucci, Ginevrino, Picascia. Ed ecco il contropiede del Nola. Ed è questa volta, viene salvata la porta di Del Giudice dalla quarta rete. Beh, ma d'altronde, insomma, è chiaro che si espone a contropiede il Cassino, proteso tutto in attacco, nella speranza di poter raggiungere un pari che diventa sempre più difficile, visto che sono passate 26 minuti. Sostituzioni nelle file del Nola, esce il numero 9 D'Angelo, sostituito con il numero 17 Luigi Rizzo. È un combattimento, chiaramente. Di Giacomo, tentativo di conclusione, palla altissima sulla traversa della porta difesa da Fasan. ...27 minuti qui al Gino Salvete. Vi ricordiamo che la partita praticamente è inchiodata sul 3-1 a favore del Nola. Alvino al centro, ma è bravo Tomassi a intercettare e liberare. Questa volta Del Giudice para alla sua maniera. Ginevrino, contropiede del Cassino. Vitiello per Giglio. E Giglio segna per il Cassino. Quindi 3-2. Porta a due le reti del Cassino, Antonio Giglio. Giglio per il Cassino, accorcia le distanze e riapre la partita.
3-2 a favore del Nola, il risultato provvisorio. C'è tutto il tempo, visto che siamo giunti al trentesimo, mancano 15 minuti più il recupero per poter rimediare a una eventuale sconfitta. Quindi viene riaperto il risultato da Antonio Giglio, 3-2 a favore del Nola. Palla che era uscita fuori. Picascia. E adesso il Cassino potrebbe ribaltare questo risultato. Picascia. Tomassi. Ricamato. Vitiello. Para Esposito. Scusatemi, Fabian, Fasan. In attacco il Nola. Cross al centro, libera. Punizione su Ginevrino, il giovane funambolo del Cassino, classe 2004. Ancora una sostituzione nelle file del Nola. Vediamo un attimino. Lotto, esce Lotto. 13, 8, 13. Esce Lotto, entra 13. Esce per il Nola Canfora col numero 8, sostituito da col numero 13 da Vaccaro. Caccia, buono l'intervento, Orlando, Tomassi a cercare Vitiello, Giacomo Vitiello, ricamato, Lombardo. Attacca il Cassino, Caus per Raucci che sbaglia. E adesso dovrebbe fare anche il suo ingresso in campo il giovane Bosfa. Vediamo che si sta riscaldando. Mancano ancora parecchi minuti, esattamente 11 minuti più il recupero.
calcio d'angolo a favore del Nola, ultimi minuti per rimediare una partita che si è messo subito male per il Cassino, che ha chiuso il primo tempo sotto di 3-1. Del giudice fallo di del giudice che aveva precedentemente subito per essere stato preso. Mister Grossi, dopo la fine della partita con il Nola, terminata con una sconfitta per il Cassino, ma insomma diciamo che il Cassino ha dato tanto e probabilmente se non fosse rimasto in 10 sicuramente riuscivamo ad addirizzarla questa partita. Mister, come l'hai vista? Ma intanto loro hanno iniziato bene, anche se il primo gol è venuto secondo me su un errore dell'arbitro, c'era una punizione su Picascia clamorosa, ha fatto continuare il gioco e sono andati in vantaggio. Poi dopo c'è stato un errore dei due ragazzi sul palleggio, sono andati subito 2-0. Abbiamo avuto altre due o tre occasioni già al primo tempo, poi siamo andati sul 3-0 su una palla inattiva, praticamente abbiamo lasciato solo di colpire di testa, dopo che abbiamo avuto due occasioni noi per portarci il 2-1, poi però il secondo tempo abbiamo attaccato tutta la partita, siamo andati subito sul 3-1, poi 3-2, poi c'è stata questa cosa di Pietro Nebuso del portiere che aveva fatto un fallo, lui ha reagito, ha sbagliato. È chiaro che poi erano andati d'ufficio, anche se oggi sinceramente non so, a prescindere dal risultato, che è chiaro che le motivazioni erano diverse, anche se i ragazzi per me che hanno giocato hanno fatto bene, Lombardo ha fatto un grande gol, Ceneprino quando è entrato ha fatto bene, i ragazzi stanno a fare benissimo. La cosa incredibile è che l'arbitraggio oggi veramente male, ma non perché il fatto di aver perso, proprio nella gestione, un rigore clamoroso su Ricamato non dato, due fuorigiochi penso di oltre un metro dietro, ha fischiato un fuorigioco, c'è stato non so chi era, numero 6-10 loro, ha tirato uno schiaffo a Ginevrino in aria, non è successo niente, cioè una gestione veramente sono rimasto molto negativo l'arbitro, la gestione proprio della partita, sulle ammonizioni, sulle cose, a me è piaciuto per niente. Poi ha dato 6 minuti, da cui gli ultimi 2 minuti ne aveva fatto giocare. Molto negativo, cioè secondo me anche sull'andamento della partita la gestione è stata quella che ha condizionato un po' il risultato finale. Mister, partiamo dall'inizio. La partita era iniziata benissimo per il Cassino, nel senso che la governavamo senza problemi, non avevi nessun tipo. Poi c'è stato quell'1-2 che avrebbe spezzato le gambe un po' a tutti. Invece il Cassino si è rimesso a lavorare. Sì, il secondo tempo, quando ci siamo messi poi 4-3, secondo me abbiamo fatto bene bene. L'entrata di Giglio, Ginevrino, secondo me hanno cambiato il volto alla partita. Penso che alla fine se c'è stato un po' di regolarità sulla gestione della partita, penso che non si perdeva, però va bene, noi l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, abbiamo fatto benissimo, i ragazzi stanno a fare veramente bene, il 2003-2004, oggi Lombardi che fa un euro gol, Ginevrini in campo che ha fatto, quando è entrato ha fatto la differenza, secondo me è una soddisfazione, lo stesso Gino quando è entrato ha fatto un bel gol, cioè alla fine ci sta che in questo finale con un discorso poi negativo della situazione dell'arbitro, che sinceramente gli ultimi 20 minuti ci ha penalizzato in modo pesante. La cosa importante è che sia la trasferta sarda e sia quest'oggi in casa non abbiamo regalato nulla a nessuno. No, questo è chiaro che pure se giocano 7 oggi, dal primo minuto c'erano 7 under, poi penso eravamo arrivati a 8, il che significa che non regaliamo niente a nessuno, è chiaro che ci può stare anche l'errore, ecco come è successo il secondo gol, che ci può stare
che 2003 può fare un errore, veniamo penalizzati, però poi la reazione è quella positiva, cioè i ragazzi quando giocano bene, si divertono, lo stiamo facendo bene, perciò nelle due partite abbiamo perso 2-1, 3-2, alla fine ci può stare, però quello che era importante è crescere su questo aspetto, di vedere che i ragazzi sono già pronti per fare la serie l'anno prossimo. Allora, non è finita qui, c'è ancora un'altra settimana, mercoledì con il team Nuova Florida e domenica in casa Sì, con il andiamo, Gladiator. cercheremo di andare a fare risultato perché, voglio dire, anche sempre valorizzando i giovani, giocando con molti under, perché abbiamo fatto questa scelta condivisa da me con la società di puntare molto sui giovani, di valorizzare in questa fase sui giovani per vedere chi è pronto per l'anno prossimo. E quelli che sto facendo giocare stanno rispondendo alla grande. Lo stesso Miele che ha giocato oggi non è che stava giocando male, è stata una scelta tattica. Lo stesso Maini, lo stesso Lombardo, lo stesso Ginevrino, Raucci, questi stanno a fare bene. Lo stesso Domenica Boscia, 2004. Mister, naturalmente, è vero che mancano due partite, ma ormai la testa per tanti tifosi e per noi in particolare sta già l'anno prossimo. Ti volevo chiedere, avete già un'idea di come prospettare il nuovo campionato? Hai già dei nomi, delle persone, su cui voler lavorare No, in per questo poter... momento ancora io sono stato convocato domani dal presidente con il direttore Lillo e con il vicepresidente Balsamo e penso che domani in giornata ci vediamo e mettiamo a punto quello che sono i programmi per il futuro. Quindi si inizia già a lavorare adesso, insomma, già Da domani, prima dell'estate, per sapere quali sono gli over che restano e gli sì. under che Sì. restano. In bocca al lupo, mister, e Bene, grazie. ciao, grazie.